Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia. Quest'oggi parleremo delle tattiche difensive del Regio Esercito utilizzate durante la Seconda Guerra d'Indipendenza. Infatti, grazie a un preziosissimo manuale rilasciato ai sottufficiali dell'esercito piemontese nel 1853, possiamo studiare le dottrine e le tattiche difensive ideate. Il primo requisito per una difesa efficace di qualsiasi posto, ben difeso o no, dipende principalmente dal valore delle truppe e dal loro spirito di sacrificio, ma questo sarebbe nullo se non coadiuvato dalle capacità di comando del comandante. Inoltre, è necessario che le sue disposizioni siano le più chiare possibili, perché sarebbe fisicamente impossibile seguire l'intero svolgimento della battaglia, soprattutto se si difende un tratto urbano o perlomeno con un numero significativo di edifici. Inoltre si ricorda che la semplicità degli ordini e la loro facile comprensione da parte della truppa migliorano notevolmente la loro efficacia, soprattutto perché il comandante è fisicamente impossibilitato di dare ordini tempestivamente ad ogni settore difensivo. Il comandante deve distribuire la truppa uniformemente per tutti i settori che vedranno il vivo dell'azione. Inoltre dovrà evitare di esporre troppo un settore. Infatti, se un settore ha un numero di uomini inferiore rispetto al reale bisogno tattico del momento, rischia di compromettere l'intera difesa, causando rotte e caos che faciliteranno la vittoria del nemico. In questi casi, l'unica soluzione possibile per difendere efficacemente tale luogo è di restringere l'area difendibile. Ora analizzeremo la difesa di un edificio. È di primaria importanza disporre principalmente la truppa a pian terreno, dato che il tiro radente dei loro moschetti risulta essere più efficace. Detto ciò, si può dedurre che la maggior parte degli uomini devono presenziare il piano terra ed eventuale primo piano. Se esistono ulteriori piani, bastano pochi uomini in quanto il fuoco perde di efficacia. Quindi, tornando al piano terra, per una difesa efficace, in teoria dovremmo disporre un uomo ogni 2 metri circa, anche se i numeri possono cambiare in base all'importanza dell'edificio. Vi è inoltre presente una forza di riserva all'interno dello stesso, che prende posto in prossimità dell'ingresso principale, in una posizione tale che consenta di evitare di essere colpiti da qualsiasi proiettile colpisse la porta. Essi, con la baionetta innestata, saranno pronti a respingere qualsiasi attaccante. Se sono presenti altri ingressi, essi dovranno essere prontamente presenziati e difesi allo stesso modo. Inoltre, questi gruppi possono all'occorrenza spostarsi nelle parti più vulnerabili dell'edificio e dar manforte ai propri compagni in difficoltà. Il comandante si troverà insieme alla riserva e dirigerà la difesa del sito, coordinando le varie operazioni di messa in opera di strutture difensive, se presenti zappatori, o più semplicemente anche le operazioni per estinguere eventuali incendi. Come abbiamo già detto prima, è impossibile dare ordine e gestire la truppa efficacemente, soprattutto all'interno di edifici. Perciò lo stesso va diviso in settori, ciascuno dei quali di competenza di ufficiali e sottufficiali subordinati. Il loro compito, oltre a quello di coordinare lo sforzo difensivo, è di tenere il morale alto, ricordando in ogni caso che bisogna mantenere la posizione fino all'arrivo dei rinforzi. Da qui si nota l'importanza data all'attacco rispetto alla difesa, in quanto la difesa viene mostrata solamente come un aspetto secondario, ovvero bisogna difendere solamente per aspettare i rinforzi per poi contrattaccare e vincere la battaglia. Questa considerazione da parte del corpo ufficiali rimase fino alla Prima Guerra Mondiale. Ed è tutto per questo breve video. Io vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.